Domenica celebrativa e di festa per il comune di Cassione della Presolana, che al tradizionale cerimoniale del 4 novembre ha abbinato l'assegnazione di 3 benemerenze civiche, borse di studio ed un riconoscimento ai neodiciottenni e ai neonati. Quest'anno le benemerenze civiche sono state assegnate a Luciano Ferrari Chiarelli alla memoria. Civica benemerenza 2022 a Luciano Ferrari Chiarelli alla memoria. Per il suo impegno e dedizione all'interno della nostra comunità, sempre disponibile, sorridente e combattente per tutto il decorso della sua malattia, fulgido esempio per tutta la nostra comunità. Benemerenza civica Elsa Battaglia, commerciante per lunghissimi anni nel comune, ricordata da tutti per la gentilezza, la professionalità e la grande disponibilità. A Ernesto Colnago, cavaliere del lavoro, fondatore dell'omonima azienda che ha fatto la storia del ciclismo e dell'industria. Illustre villeggiante per lunghi decenni nel comune, promotore di attività tese a rendere nota la località. Devo dire, è come il mio secondo paese questo, perché in effetti mi sento un po' della valle, capito? L'unica roba che vengo su soltanto il Ferragosto, e gli anni passano, però spero di venire ancora qualche anno. Io ringrazio tutta l'autorità di Castiglione, dal sindaco, vice sindaco, a Ferrari, a tutti per questo evento. Complimenti e ringrazio dell'invito che mi hanno fatto. Grazie. Abbiamo voluto riprendere questa bellissima tradizione, premiare e ringraziare attraverso la consegna della benemerenza civica 3 cittadini. Oltre alle 3 benemerenze civiche abbiamo consegnato ben 17 borse di studio a ragazzi di Cassione della Presolana, di cui 5 ai neodiplomati, 10 ai ragazzi delle superiori e 2 a 2 ragazzi che hanno appena terminato la terza media. Oltre a questo, proprio in questa giornata, in questa festa del comune, ci tenevamo a dare un omaggio ai neonati, che fino ad oggi sono 14, e ai 28 neo maggiorenni.